È una cronicità che tutti gli anni diventa emergenza e al di là della carenza numerica il problema è che appunto si vedrà una chiusura di servizi da garantire al cittadino. E l'allarme è lanciato dal sindacato delle professioni infermieristiche Nursind, che alla vigilia dell'estate e la sostituzione del personale per le ferie è tornata a puntare i riflettori sulla situazione del personale nelle strutture ospedaliere toscane. Situazione che tocca anche il Pistoiese, al San Jacopo e al Santi Cosma e Damiano. Su Pistoia praticamente verrà chiusa, la chiusura sarebbe prevista per il 9 di giugno, quello che è il reparto, il setting di, che prima del Covid, ante-Covid, era la gastroenterologia, adesso si è trasformata per 2 anni e mezzo, quasi 3, in un reparto Covid e verrà completamente chiuso. I pazienti verranno ridistribuiti molto probabilmente in quello che è il setting C ed il personale a questo punto verrà dislocato nei vari ambiti, copertura di quella che è una carenza cronica, cioè non è una carenza dovuta all'imminente ferie estive che sono già iniziate con il 1° di giugno. Su Pescia è previsto che ci sia una riduzione dei posti in cardiologia, parlando sempre di Pescia, un totale cambiamento di posti di quello che è la medicina, che da posti Covid ritorna a medicina normale, un limitare di posti nella chirurgia. Ecco, non vorrei che poi questi posti, una volta passato l'estate, non vengano più riaperti. Secondo voi quali dovrebbero essere le mosse che dovrebbero essere fatte per risolvere la situazione? E la nostra richiesta è sempre assunzioni.